Buongiorno a tutti e ben ritrovati nella nostra spa. Prima di cominciare, lei è mia moglie, proprio perché mi aveva detto di non inquadrarla. Però, allora, intanto un ringraziamento a tutte le persone che sono state in diretta fino a poco fa, perché sulla nostra pagina Facebook abbiamo fatto un tutorial, un'oretta e mezza. Grazie anche alla partecipazione della una mia collaboratrice di Jessica, abbiamo fatto vedere dei lavori, quindi grazie a tutte le persone che hanno visto la diretta e come promesso ora ne iniziamo un'altra, lei invece è un'altra mia collaboratrice, si chiama Lucrezia, ciao a te e prima di cominciare chiedendovi scusa perché purtroppo, se vediamo se ho la fortuna di incontrare qualcuno che era anche nella diretta precedente. Intanto saluto tutte le persone che sono in diretta ora. Chiedo scusa, dicevo, per i colori che vi faremo vedere, nel senso che abbiamo fatto quattro lavori in diretta, quindi abbiamo preso delle ciocche di capelli praticamente al 99% che rappresentano, come posso dire, tanto stavo leggendo un po' i vostri messaggi, grazie a tutti. E quindi stavo dicendo, abbiamo preso delle ciocche che imitano al 99% ciocche naturali, leggermente lavorate, ma al 99% che imitano il capello bianco. Quindi le abbiamo colorate e ora vi faccio vedere con che cosa. Purtroppo dalla telecamera del tablet non si evidenzia bene tutti i colori e nella pagina Facebook, ripeto, se qualcuno voglia di vedere la diretta precedente, forse è leggermente un po' più chiaro. Quindi abbiamo fatto una ciocca, ecco qui, con la ciocca numero 1, meglio questa che vedete, 10 minuti di posa, abbiamo utilizzato cinzia, cassia e cannella con qualche grammo di Altea. Questa ciocca l'abbiamo fatta con solo cinzia, è un po' più meno giallastra di quello che appare. Questo era per ottenere un biondo molto freddo, questo era per ottenere invece un biondo leggermente un po' più doratino. Poi, questa era stata fatta solo con cinzia e Altea, mentre qui abbiamo voluto giocare con qualcuna di voi e mi è stato chiesto di utilizzare Michela Samantha, che la faccio rivedere. Michela Samantha è questa qui. Chiaramente utilizzata per lo più per un rame, quindi lausonia, linci, ematoxylon che è legno di campeggio, l'ibisco, quindi carcadema, l'odinoce, abbiamo aggiunto qualche grammo di Altea e mi è stato chiesto di colorarla. Abbiamo lasciato 20 minuti sotto, diciamo, fonte di vapore, tra virgolette, bagnomaria, no, neanche, abbiamo appoggiato semplicemente sopra il nostro samovar per aumentare un po' la presa, perché chiaramente non potevo far vedere una posa di un'oretta, e per ottenere un bel ramatino. 20 minuti abbiamo tenuto sul bianco, non rende molto l'idea, ma è veramente un bel rame, non giallo come appare, vedete, a seconda di come mi muovo cambia proprio il colore, quindi perdonatemi. Pubblicheremo dopo le foto con il mio cellulare che dà una foto, dà un colore diciamo diverso. A questa distanza sembrano due colori diversi, invece è la stessa identica ciocca. Quindi mi hanno chiesto di fare Michela Samantha, poi una cara ragazza, Federica, se ricordo bene, mi ha chiesto di ottenere un biondo caldo, cosa che non riesco a mostrarvi, ma ho pubblicato sulla pagina Facebook poco fa ed è questo. Quindi con solo Samantha 4 e qualche grammo di Altea, 4, 4 di numero, 4 minuti di posa. Ora, che cosa volevo fare? Volevo giocare un po' con voi per farvi capire, come ho detto nella diretta precedente, che vedo che c'è intanto il mio papà, ciao, vedo molte persone che conosco, Carmela, ciao, era anche nella diretta precedente, lei appunto ha assistito un po' a quello che abbiamo fatto, quindi io, come ho detto, riparto da questi mix, riparto da queste ciocche. Dovevano essere totalmente bianche,
ma le abbiamo utilizzate tutte e quattro nella diretta precedente, quindi partiamo da questo. Saluto anche la nostra Floriana, vediamo di salutare un po' tutti, però davvero grazie a tutte le persone, non riesco a vedere tutte le persone che sono in diretta, ma grazie davvero a tutti voi. Quindi, che cosa voglio fare? Voglio partire da queste ciocche già colorate, quindi questa era miscela Samantha, ripeto, è un po' più reale a questo, vedete, è un po' più rame, invece se lo appoggio già qui appare un po' più giallognolo. L'ho divisa in tre e quindi questa la lasceremo per far vedere la base di partenza e queste due le coloriamo cercando di ottenere tempi rapidi perché chiaramente. Tra l'altro, essendo su Instagram, la diretta terminerà allo come si dice? Scoccare dell'ora canonica, quindi perdonatemi se si chiuderà in maniera brusca questa diretta, quindi avremo poco tempo a disposizione, partiamo quindi subito, quindi coloreremo questa parte in un modo, opla, chiedo scusa. E quest'altra parte in un altro modo, lasciando questa appunto così. Quindi che cosa facciamo? Ripresentiamo ancora miscela Samantha. Quindi andiamo ad appoggiare sulla nostra bilancia. E quindi chiedo a Lucrezia di mettere proprio 7-8 grammi di miscela Samantha. Ciao dalla Sardegna, ciao Federica, grazie. Davvero un saluto a tutti voi, vedo anche mia sorella, ciao. Alcuni colleghi, ciao, che piacere. Cristina Caravaglia, che grandissimo piacere, chi mi ha dato il mio primo soprannome. Quindi, grazie, grazie, grazie. E mi approfitto per salutare come sempre tutte le ragazze di Biolandi Online con Elena Cantarelli. Poi aggiungiamo Miscela Silvia, che invece è Lausonia. Robbia, ancora campeggio e il sandalo rosso, ne aggiungiamo proprio 2 grammi per arrivare a 10. Ecco qua. Vi mostreremo come abbiamo fatto prima anche come creare una pastella. Questa sarà un po' più granulosa e capirete tra poco perché. Aggiungiamo come sempre un paio di grammi di Altea che scusate, ogni tanto non va a fuoco l'immagine. L'Altea, come ricordo sempre, io la uso sempre e la consiglio di utilizzare sempre. Un paio di cucchiaini da caffè è più che sufficiente, aiuta a lenire la cute, a rendere la pastella un po' più cremosa, aiuta sotto tanti punti di vista, aiuta a ritrovare il riccio. Perfetto, quindi intanto che chiedo di prendere un piccolo mestolino per girare. A Jessica vado ad aggiungere, a Jessica scusami, a Lucrezia, Jessica la ragazza di Sì, da prima, quando? siamo arrivati appunto ai 10 grammi come vedete e vado ad aggiungere un Allora, paio di guarda grammi, se scusate il riesco. telefono, anzi chiedo io scusa, Guarda un paio di grammi di, se anzi lo questo giro usiamo non dopo, riesco. iniziamo, giriamo prima, così amalgamiamo Ah, bene ti farei tutte prima trovare. le, tutte le piante, ok? E andiamo ad aggiungere acqua molto molto calda. Quindi, 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 quindi. Un saluto davvero a tutte le persone che sono in diretta. Quindi aggiungiamo l'acqua, così facciamo vedere come si crea una pastella, un po' a filo. Quindi non abusate subito di tantissima acqua perché non deve diventare troppo liquida. Ancora un goccino d'acqua, secondo me, appena appena, senza pochissima, quindi noi abbiamo, come ho fatto vedere prima, questo samovar che utilizziamo sia per offrire la nostra tisana, ne approfitto per mostrarvele, che in temperatura sempre costante la utilizziamo per preparare le nostre pastelle. Poi da questo, chiamiamolo termometro, riesco a cambiare la temperatura, chiaramente. Più o meno la temperatura siamo sui 60 gradi e questo è il mix, vedete? Ok, quindi andiamo ad aggiungere ora un paio di grammi di bicarbonato. Quindi sulla
Sono Federica, quella di stamattina, sono qui con il telefonino di mio figlio. Ciao Michele, oh, che bello, grazie, sei riuscita. Sono contento. Ecco, lei è proprio Federica, la ragazza che mi ha chiesto il biondo dorato. Sono riuscito nei commenti a fare una foto un po' più reale di quello che sembra, eh? Quindi andiamo ad aggiungere ora un po' di bicarbonato e guardate che cosa accade. Quindi, vediamo se sia sufficiente. Aggiungiamo ancora un goccino. Perfetto. Mi sposto da questa parte. Bicarbonato chiaramente mi alza il pH. Andiamo ad aggiungerne ancora un goccio. Vedete, la pastella sta iniziando a cambiare colore. Ok. Inizia a diventare sempre più violacea. Molto molto bene. Aggiungiamo, visto che lo voglio ancora un po' più viola, aggiungiamo proprio un paio di grammi di legno di campeggio, lo aggiungiamo puro, puro nel senso che lo prendiamo da un nostro barattolo dove qui c'è solo legno di campeggio. Perfetto, così. Andiamo ad aggiungere ancora qualche grammo di bicarbonato e ora torniamo al samovar, aggiungiamo ancora l'acqua, visto che abbiamo aggiunto dell'altro prodotto. E ora, wow, eccolo qua, vedete come inizia a diventare sul violaceo. Quindi abbiamo miscela Samantha, pochissima miscela Silvia, un goccio di Altea. Ora andremo a riaggiungere ancora un goccio di Altea proprio perché abbiamo aggiunto del legno di campeggio e poi andiamo a colorare. Ok, allora quindi proprio un paio di grammi di Altea e poi coloreremo questa parte a metà che non è così gialla come appare, è un po' più ramatina. Perfetto. Quindi abbiamo aggiunto Altea, quindi una malva bianca. Creiamo sempre la pastella, andiamo, si vede credo abbastanza bene il violaceo e ora chiedo, anche se il prodotto chiaramente per colorare solo questo pezzettino di ciocca è anche troppo, ma per essere un po' più semplice ho deciso di fare delle percentuali su base 10 e quindi chiedo alla cara Lucrezia di prendere solo la parte centrale e appoggiarla così, perfetto, e di colorare solo questo. Quindi, che cosa vorrei ottenere? Vorrei cercare, anche se le tempistiche saranno rapide, vorrei far vedere come da una base invece rame si riesca a ottenere un effetto un po' più mogano, quindi senza l'utilizzo di indicofera soprattutto, perché né in miscela Silvia né in miscela Samantha abbiamo l'indico, quindi voglio un effetto mogano. Non so, mi auguro di sì, non so se il tempo a disposizione sarà sufficiente, però le speranze, come dicevamo prima nella diretta precedente, bisogna parlare con le piante, credetemi, io ci parlo e anche tanto. Perfetto, ora chiediamo, lo giriamo uno sopra l'altro, perfetto. E andiamo a colorare anche sotto. Come dicevo prima, a prescindere dal mix che voi andate a utilizzare, per coprire i capelli bianchi, il capello bianco deve essere assolutamente ben avvolto dal prodotto, perché se rimane il capello bianco non con il giusto quantitativo, quello non colora e non è poi colpa delle piante. Abbondiamo pure tranquillamente e andremo a scrivere ora, come abbiamo fatto in precedenza, qui. Come facciamo in negozio, prima di portare tutto sul nostro gestionale, andremo a scrivere il mix utilizzato in modo tale da non perderlo. Quindi, ok, se doveste avere qualche domanda, chiedete pure senza nessun problema. Molto bene, possiamo avvolgere nella pellicola e avvolgiamo solo quel pezzettino. Se siamo così bravi, perfetto, perché vorrei tantissimo
tanto riuscire a mostrarvi una cosa. Che cosa si può fare? Come abbiamo fatto proprio stamattina, riuscire con uno stesso mix o con delle stesse piante o con delle basi di partenza diverse e ottenere dei risultati che siano uno diverso dall'altro. Molto bene. Prendiamo un altro pezzo di pellicola, tanto io mi ricordo molto bene tutto quello che abbiamo utilizzato, ve lo scrivo dopo. Lasciamo fuori sempre questo. Quindi, perfetto. Mentre qui andiamo a creare un altro mix. Quindi abbiamo i capelli rame. È uscito troppo rame. Volevo un biondo, è uscito troppo rame. Come posso fare per migliorare il rame? Cercare di, tra virgolette, perché poi si aprirebbe qui uno scenario molto proprio complicato, ma tra virgolette di schiarirlo, di portarlo a uno di questi biondini, come vedete, ok? Questo biondo freddo e via dicendo. Quindi andiamo a prendere sempre la nostra. Intanto guardiamo i tempi. Siamo sono le 14:22 circa. Dai. Quindi andiamo a prendere la nostra ciotola, prendiamo un'altra di queste e andiamo ad aggiungere le piante. Quindi, che cosa andiamo ad aggiungere? Andiamo ad aggiungere il carcadè, chiamato anche ibisco. Quindi un 0 qui, aspettate che si azzera. Ok, quindi un paio di grammi di carcadè, perfetto. Andiamo ad aggiungere dell'indicofera. Intanto saluto Stellina Cadente, ciao. Un saluto a tutti, io sono sì, immaginavo quella di Facebook, ciao. Ciao Michele, l'unico modo per test, non riesco a leggere oltre, chiedo scusa, voga acconciature, ciao, che piacere, una collega. La diretta viene salvata, cercherò assolutamente di salvarla, sono un po' più pratico su Facebook, ma viene assolutamente salvata. L'unico modo per testare le miscele sulle ciocchette di capelli bianchi? No, beh, dipende dalle basi di partenza, dipende che colore vogliamo ottenere, che cosa vogliamo fare, si può testare chiaramente sul bianco se parliamo di coperture. Ecco, in questo caso, come vedi, il bianco che era questo, l'abbiamo trasformato in questo colore che non è questo giallino che si vede, è proprio un bel rame, l'abbiamo trasformato il rame nella diretta di prima. Un saluto a J King, che è appunto la nostra Jessica, che è stata in diretta con noi prima. Sono entrata da poco, la base era un biondo naturale? No, la base era bianca. La base era bianca, questa base di partenza era bianca. Qui è stato poco meno di 20 minuti con solo miscela Samantha e Altea. Quindi abbiamo aggiunto l'indigo, eccolo qua. Abbiamo aggiunto il carcadè, andiamo ad aggiungere qualche grammo di Altea ancora. Il desiderio è quello di togliere questo arancione e di renderlo un po' più chiarettino, che non vuol dire che riesco a portarlo un biondo chiaro, questo no. Ma cercare di dare un po' di spinta sul di togliere proprio quel rame. In teoria, se dovessimo riuscire, sarete d'accordo con me che vuol dire aver schiarito. Quindi andiamo ad aggiungere un goccio di Crespino che ci aiuta, come spiegavo nella diretta anche di lunedì, sempre via Facebook, ci aiuta a ottenere. Usato da solo è molto farinoso, alcune piante sono molto farinose, ma mi aiuta, ecco, il Crespino mi aiuta a ottenere un biondo cenere, ne aggiungiamo ancora qualche grammo in più, per favore. Invece, intanto un saluto a Glico Bio si diventa, già che leggo questo, so che ci segui, metti tanti bei mi piace, complimenti già per essere Bio si diventa, hai ragione. Puzza? No, non puzza. Ci sono delle piante che danno un cattivo odore, ma questo assolutamente no, per via anche del carcadè. Sappiate che prima nella diretta precedente io miscela Samantha l'ho anche mangiata. L'altea modifica il colore delle erbe? No, fa scendere un po' la forza tintoria. Abbiamo aggiunto un po' più di Crespino e voglio giocare anche con l'ultima pianta, proprio un paio di grammi le vado ad aggiungere, che è la malva blu. Quindi un goccio di malva blu. E abbiamo terminato. Andiamo ad aggiungere l'acqua a breve. Perfetto. Quindi, questo è il mix: carcadè, malva blu, indicofera, crespino, altea. Possiamo andare ad aggiungere l'acqua mentre Facebook
Federica, nel senso cattivo odore che poi rimane nella cute. Cattivo nel senso che, appunto, come dicevi tu prima ridendo, puzza, non credo, no, no, no. Però che sia un odore di piante, quasi di fieno, credimi che sì, si sente. Però a me piace, poi è sempre molto assolutamente personale. Mena mi dice ciao, un saluto intanto a tutte le persone che sono in diretta ora. Se a miscela cinzia aggiungo rabarbaro, io il rabarbaro non lo aggiungo mai per un motivo molto molto semplice. È la pianta con la più alta concentrazione di nickel. È vero che dà un giallo, ma crea un po' di problemini a chi ha purtroppo o fortunatamente delle allergie. Dico fortunatamente perché, come sapete, secondo me essere allergici è una fortuna, perché si è allergici in questo caso a dei componenti chimici che sono dichiarati dannosi per chiunque, non solo per chi è allergico. Quindi l'allergia ci mette in uno stato, tra virgolette, di allarme. Molto bene, possiamo tornare e coloriamo con questo mix. Quindi ricordo Indicofera, Crespino, Altea, e coloriamo. Altea abbiamo inserito il Carcadè, abbiamo inserito la Malva Blu. L'idea è quella di portare più su un effetto un po' più dorato, perdere questo rame. Quindi andiamo ad applicare. Come vedete, la pastella molto cremosa, non deve avere un eccesso di acqua, non deve essere troppo liquida. Ecco qui. Nostra Lucrezia che sta piano piano, molto molto bene. Possiamo girare ed applicarlo anche nella parte posteriore. Lasceremo quindi quella ciocca per farvi mostrare da che parte siamo partiti. Non ho questo grandissimo tempo a disposizione, quindi mi dovrò fermare per mostrarvi il risultato e non andare oltre la diretta perché non posso farlo. E soprattutto questo che cosa serve? Questo serve per chi, donne che hanno colorato con le mie piuttosto che con qualsiasi altro mix il proprio capello bianco ed è diventato un po' troppo rame e quindi per un eccesso di tempo abbiamo spiegato nella diretta precedente quali sono anche le tempistiche. Pensate che questo biondo, intanto che Lucrezia va avanti, questo biondo l'abbiamo creato in 4 minuti, quindi 4 minuti di posa, pochissimo. Ci sono state, appunto, come Federica che è venuta in diretta anche qui e la ringrazio, persone che hanno visto proprio in diretta il tutto, 4 minuti ed era perfetto. Quindi molto molto bene. Andiamo ad avvolgere sempre con la pellicola e vediamo se mi consiglio una miscela biondo freddo di base di partenza capelli bianchi 100%. Ma guarda, biondo molto freddo, che l'abbiamo fatto prima, anche se non rende molto da qui. Aspettate che si mette a fuoco. Ok. Chiedo scusa. È sicuramente miscela cinzia. Abbiamo usato 10 grammi di cinzia, 2 grammi di cassia, 2 grammi di cannella e 3-4 grammi di Altea. Il bianco lo si può notare qui e qui si vede questo biondo molto molto freddo. Credetemi. Purtroppo mi altera un po' la telecamera, ma è stato tenuto in posa 10 minuti sui capelli, diciamo, completamente bianchi, veri e non, come posso dire, non delle ciocche che replicano un capello bianco, ma sicuramente è stato leggermente trattato, anche se mi dicono naturali, le tempistiche devono essere leggermente più lunghe, ma in teoria per un biondo freddo, non bisogna andare oltre i 20 minuti. Se vuoi, puoi sostituire la cannella anche con un goccio di mallo di noce. Se per caso, ed è proprio quello che volevo mostrare, arrivasse un biondo troppo ramato, un po' troppo più forte, possiamo vedere se questo mix funziona. Quindi, se a miscela, ok. Il rabarbaro, come dicevo prima, Mena, io non lo uso, quindi è stata proprio una scelta. Sicuramente male non fa, ti dà un po' più di spinta sul giallognolo. Quindi prendiamo i tempi, siamo a 14, 14 e 30, 31. Possiamo scrivere qui
che cosa abbiamo fatto, così ci rimane anche per dopo. Quindi anche qua sotto abbiamo fatto questo primo mix con miscela Silvia 2-3 grammi proprio. Poi avevamo un 7-8 grammi di miscela Samantha. Molto bene. Abbiamo aggiunto 2 grammi di campeggio. Vedete come mi altera? Qui sembra un po' un giallastro, invece questa è una bella polvere color mattone, credetemi. Quindi purtroppo ho il limite della telecamera, anche se è un tablet di una certa marca. Abbiamo aggiunto l'Altea, sempre 3 grammi, 4 facciamo con la riaggiunta che abbiamo fatto successivamente, e abbiamo aggiunto qualche grammo di bicarbonato fino ad ottenere questo colore di pastella. Ora, che cosa faccio? Per accelerare semplicemente le tempistiche, come ho fatto anche nella diretta precedente, sfrutto il calore di questo samovar, quindi appoggio qui sopra in modo tale da poter accelerare un po' il tutto. Mi ricordate, se dovessi dimenticarmi io, che tra 5 minuti devo girarlo sopra, come se dovessi girare qualcosa alla griglia. Mentre l'altro mix che abbiamo fatto qui era esattamente 2 grammi di Carcadè. Facciamo i complimenti a Lucrezia che si ricorda. Abbiamo aggiunto un paio di grammi anche di Malva Blu, sempre un paio di grammi di Altea, 2 grammi di Indicofera, un 4 grammi perché abbiamo voluto aggiungerne un po' di più di Crespino, esattamente, brava. E poi cos'è che abbiamo aggiunto ancora? Basta, credo. Dovevano essere Carcadè, Indicofera, Malvablù, Altea, Crespino, esattamente. Quindi, che è questo mix? Quindi, quello che cerchiamo per togliere un po' di ramatino. Ora c'è Mori che mi chiede, intanto ciao a te, ho Altea idratata e congelata a monoporzioni, va bene lo stesso? Sì, assolutamente va bene lo stesso. Io l'Altea, come avete visto, anche perché chiaramente sono in un salone, ma soprattutto perché la polvere è veramente fantastica, non vado mai a idratarla, però idratare non fa assolutamente male. Spieghiamo per chi non sapesse che cosa vuol dire idratare, vuol dire andare ad aggiungere dell'acqua a filo, chiaramente, ma soprattutto farla riposare. Quindi preparate in una ciotola un po' di Altea, aggiungete dell'acqua, coprite con una pellicola e dopo circa mezz'oretta riaggiungete un po' di acqua e vedrete che diventa sempre un po' più morbida, una pastella molto morbida che aiuta veramente sotto tanti punti di vista, come dicevo prima. Sono entrato adesso, che colori realizzi? Intanto ciao Roberta, che piacere, grazie. Vedo anche l'Elex, che è sempre l'Elex Beauty, che è sempre in diretta. Molto molto bene, grazie. Ciao Michele, grazie a te. Che colore realizzi? Ma sono speranze, diciamo così. Abbiamo voluto, partendo da questo rame, credetemi è un bel rame, invece non riesco a farvi vedere dei colori reali, sembra più un giallo dorato, un giallo oro, invece è proprio un aranciato. Stiamo cercando uno di spingere un po' verso il mogano, ma senza scurire, ed è per questo che non abbiamo utilizzato l'indicofera. E soprattutto da questa parte cercare di perdere un po' questo rame, renderlo un po' più biondino. Quindi sicuramente non è sufficiente una sola applicazione, ma questo è uno dei casi che mi entrano spesso in negozio di donne, di ragazze che hanno colorato in maniera eccessiva il proprio bianco, invece di biondo è andato più su un biondo caldo, un biondo aramatino, e quindi stiamo cercando di mostrarvi come si possa schiarire, tra virgolette, leggermente. Dico tra virgolette schiarire proprio perché lo sapete. Cosa serve la Malva Blu? Grazie della domanda a Sabrina. La Malva Blu, che ve la ripresento, eccola qui, può essere utilizzata sotto tanti punti di vista. Chiaramente è una malva, quindi, come dice la parola stessa, una malva come l'Altea, perché l'Altea è una malva bianca. In questo caso mi regala, non colora il capello bianco, se usata da sola,
mi regala quella leggera pigmentazione bluastra che può essere utile per ottenere dei viola, può essere utile per ottenere un nero blu in aggiunta con l'indigo, può essere utile anche il blu, è uno, il blu, tutti quei colori freddi, chiaramente che cosa fanno? Vanno a spegnere l'eccesso rame, quindi io l'ho aggiunta proprio per spegnere l'effetto rame di quella ciocca. Poi, una volta utilizzate le piante, mi chiede Federica, si può fare lo shampoo normale per il lavaggio? Assolutamente sì, è una cosa che noi facciamo sempre, tutte le volte, perché chiaramente noi dobbiamo creare anche bellezza e quindi tutte le donne che vengono qui a fare il colore vegetale qui da noi, poi fanno uno shampoo molto delicato, chiaramente, ma cercando di togliere l'eccesso di polvere e lo shampoo come, nelle sue particolarità, nelle sue proprietà, quell'azione chelante che quindi mi va a togliere proprio l'eccesso di polvere e non crea dei problemi al colore. Ho i capelli castano scuro, vorrei dei riflessi ciliegia, invece mi chiede Archeochia, buongiorno a te. Allora, ma castano scuro, vediamo, molto simile probabilmente a Lucrezia, magari lei sotto qui è leggermente un po' più castana, qui sembra quasi che abbia dei riflessi leggermente mogano. Quindi, che cosa puoi fare? Sicuramente l'effetto che vedrai non è un rosso ciliegia, perché il rosso ciliegia è più chiaro. Chiaramente, ricordiamo che con le piante non si può schiarire, anche se stiamo proprio cercando di farlo. Ma sicuramente delle piante che puoi utilizzare sono legno di campeggio, la robbia, la lausonia sicuramente, quindi ti consiglierei, se vuoi provare anche la nostra miscela Elena, mi sposto da questa parte, quindi oddio no perché, chiedo scusa, no perché ha dell'indigo, però se vuoi qui va bene appunto la lausonia, l'ematoxino, la robbia, abbiamo l'alcanna e l'altea. Non che non vada bene, dico, vi spiego perché non va bene, perché non avendo capelli bianchi già la presenza di indigo ti scurirebbe un po' di più. Tutte le altre piante assolutamente sì, aggiungi qualche grammo di bicarbonato, quindi molto simile a quello che ho fatto io ora, e vedrai che con una stratificazione riuscirai ad averlo. Puoi aggiungere a scelta anche qualche grammo di Carcadè, qualche grammo oppure qualche grammo di sandalo rosso o appunto qualche grammo di malva blu come abbiamo detto poco fa. Intanto ringrazio Lele, sempre gentilissima, per il wow. Lausonia e bicarbonato, sì, non solo lausonia e bicarbonato, ritornando a spiegare ad Archeochia, spero si legga così, per ottenere il ciliegia, non solo la lausonia, ma la robbia sì, nella vecchia diretta abbiamo spiegato appunto ematoxino, quindi ricorda la parola sangue, e infatti questa pianta si chiama sangue del diavolo. Avete visto che appena io l'ho aggiunta è diventata la pastella violastra. Questo è grazie proprio al campeggio. La robbia riesce a fare anche lei un colore freddo in aggiunta col bicarbonato, il carcadea anche, il sandalo rosso ti aiuta leggermente. Diciamo che le piante principali che userei sono, per creare il tuo mix, robbia, campeggio, lausonia. Poi a scendere nelle percentuali o il Carcadè o l'alcanna o il sandalo rosso o la malva blu, quindi vuol dire a coppie Carcadè o alcanna e scegli una di queste due, o sandalo rosso e malva blu e scegli anche una di queste due. Meraviglioso, grazie. Vogue acconciature, grazie. Mentre, grazie a te, per fare un castano scuro con riflessi Mogano, quanto deve essere la posa? La posa è sempre molto relativa, però diciamo che voi che siete senza vaporizzatore, un paio d'orette più o meno ci vogliono, eh? Sei un genio, grazie. Poi mi imbarazzo, meno male che non inquadro il mio viso. Io non riesco, mi sa che poi mi scrive dopo, e quindi vado avanti. Veronica, salva le dirette, ci provo assolutamente. Veronica Ecobio, grazie. In teoria dovrei riuscirci. Quella di prima di Facebook è tutta salvata. Abbiamo fatto questi quattro colori. Uno di questi quattro colori lo stiamo cercando di cambiare proprio ora. La malva blu, col punto esclamativo, molto bene. Mentre io utilizzo miscela cinzia altea, ma i pochi bianchi che non. Ma
i pochi bianchi che non si coprono. Ti invio tramite mail il mio colore per fare un ordine online. Grazie a te, Mena. Ah, diciamo che, guarda, cadi a fagiolo, nel senso che nella diretta precedente abbiamo detto proprio a una ragazza, era Ori, però la trovi su Facebook, dove consigliavo su chi ha pochi capelli bianchi, se si fa una miscela cinza cercando un biondo, in realtà quel bianco diventa sì biondo, ma avendone pochi, se cerca un biondo troppo chiaro, il giallo chiaro vicino a un bianco dà la sensazione ancora di essere bianco. Quindi, secondo me, basta aumentare leggermente la posa. O semplicemente dopo un quarto d'ora magari ritoccare, se sai che già fa una posa lunga. Ritoccare cosa vuol dire? Fare questo. Ho fatto vedere come l'altra diretta. Fare quello che facciamo proprio ora. Quindi tra poco, ora chiedo alla cara Lucrezia di prendere quei mix e vi faccio vedere cosa vuol dire ritoccare. Comunque aspetto la tua mail. Mentre Glicobio, durante copertura dei capelli, consigli di tenere la pastella a bagnomaria per non raffreddarsi? Ma guarda, come vedi, no, non ce le ho. Nel caso consiglio di aggiungere un goccio d'acqua se dovesse seccarsi, ma se non fate trascorrere troppo tempo non succede assolutamente niente. Io qui sapevo che, infatti, trascorsi pochi minuti, non siamo neanche un quarto d'ora da quando abbiamo terminato, non ho coperto con la pellicola, altrimenti potete, sì, non fa male, coprire con una pellicola. Quindi che cosa facciamo? Vado a prendere una bacchetta, chiedo a Lucrezia se mi prende una bacchetta e vediamo dopo soli, quanto è passato? Una ventina di minuti, calcolando, come dicevo nella diretta precedente, che il tempo di posa parte non da quando avete finito l'applicazione, ma parte da quando avete iniziato a colorare. Quindi, soprattutto, come dicevo prima, per chi vuole un biondo, dove le tempistiche devono essere molto rapide, non fate l'errore di partire subito dal bianco, perché altrimenti rischiate troppo rame. Quindi partite da dove avete meno bianchi, se dovete colorare tutta la testa. Quindi andiamo a vedere subito che cosa ha fatto questo mix di... Wow! Considerate quindi che, ripeto, da quando abbiamo terminato sono passati circa 20 minuti, quindi ancora assolutamente presto, però si inizia a intravedere un po' di colore. Poi vi mostrerò una bella cosa. Se adesso dovessi sciacquare ora, mi rialzi. Oh, guarda, mi rialzi un po' le ciocche. Perfetto. Guardate. Vedete che il rame che aveva prima sta diventando molto più freddo? Questo proprio perché abbiamo usato tutte piante estremamente fredde. Quindi, che cosa vuol dire? Che prima chiaramente toglie l'effetto caldo e poi inizia a dare dei riflessi Mogano. Intanto salutiamo anche, mostro la nostra, buongiorno a te, la nostra, un'altra nostra collaboratrice, siamo con Vanessa, quindi siamo in diretta Instagram proprio per far vedere che cosa si può ottenere con le piante. Vedete alla mia qui, questo sembra giallo, in realtà giallo non è. Chiedo a Vanessa, che non ha visto niente, che colore vedi qua? Rame. Rame, perfetto. Dalla diretta guarda che cosa appare, sembra un giallo. Oh, sì. Ecco, quindi no, purtroppo è la telecamera che mi cambia. Un saluto a Loriana, invece, che mi dice belle queste dirette, grazie, sempre presente anche tu. Allora, mentre Mori, io sapevo che la tea andava idratata a 12 ore come il Meti, o sbaglio? Allora, sia il Meti è assolutamente fondamentale, ma l'Altea non fa male idratarla. C'è una mia carissima amica che è lei di Parentesi Bio, che tra l'altro ha fatto anche dei prodotti a base di Altea, usa la mia Altea, la fa idratare tre quarti d'ora e si trova in maniera fantastica. Non vuol dire che sbagli se la fa idratare così tanto, arrivo, ma diciamo che non è indispensabile, diciamo così. Proprio perché già pronti via senza neanche l'idratazione, credimi che l'Altea funziona a meraviglia. Mentre andiamo a riapplicare sopra e riapplicare questo. Quindi, quando dicevo prima anche a Mena che cosa vuol dire riapplicare, vuol dire riprendere un po' di prodotto e passarlo nuovamente sopra. Chiaramente, che cosa succede? Gli ridiamo forza ancora la copertura e continua la sua lavorazione. Il processo di colorazione che sta avendo queste ciocche, che si sta partendo da un rame, credetemi che era un rame, non questo giallo che vedete tra le dita di... ecco, questo giallo che vedete qui, perché abbiamo diviso la ciocca in tre. Questo rame cosa fa? Prima toglie l'effetto caldo e poi diventa viola. Io non so, come dicevo all'inizio della diretta, se riuscirò a mostrarvi il viola, oppure
quel mogano che volevo farvi vedere perché occorre un po' di tempo. Per questo sono partito subito anche con un ritocco, quindi di cercare dare un po' di forza in più. Mentre saluto Terry, che piacere, so con chi parlo. Sì, come i suoi, perfetto. Mentre per castano scuro con riflessi oro, aia, wow, qui si sta andando molto sul difficile, quindi oro. Sai che l'oro è più chiaro del castano scuro, abbiamo sempre la stessa problematica. Per l'oro sicuramente mi viene in mente la curcuma, quindi devi usare qualche pianta che ti possa dare un po' di spinta. Quindi sicuramente la curcuma che sto cercando di quadrarvi, sì, ma non fa male anche un po' di robbia, anche se molti credono che la robbia serva solo per fare il rosso, come abbiamo fatto vedere prima, in realtà non è così. Che cosa voglio dire? Nella diretta precedente abbiamo fatto vedere come lo stesso mix mi ottengo un biondo, ottengo anche un altro colore, dipende dai tempi di poda e dalle basi di partenza. Se su uno scuro vado a portare uno scuro come i capelli, come vedete ora alle spalle di Lucrezia, dovessi apportare il giallo, difficilmente lo vedi. Quindi sicuramente un po' di curcuma sì, che ti dà quella sfumatura dorata. La robbia, però, perché serve qualcosina di rosso per andare, quindi il primo effetto sicuramente sarà un po' più ramatino. Fuori di farlo, vedrai che stratificando sarà un effetto molto molto bello. Mentre, grazie a te, ci mancherebbe. Ci puoi consigliare uno shampoo per il dopo e ne, magari dei tuoi, visto che devo fare nuovo ordine? Certo, Loriana, con molto piacere. Allora, uno shampoo. Oilà! Scusate, Loriana, mi perdoni un secondo, ti rispondo fra poco. Abbiamo voluto. Vi ricordate il rame? Guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda. Era così che voi lo vedete giallastro, invece questo, credetemi, è ramato. Guarda qua che roba, eccezionale. Wow, non so se riuscite a vedere che sta perdendo il rame, sta andando più sul freddo, quindi ritocchiamo anche lì, lasciamo un'altra poda, un po' da ancora 10 minuti e tra 10 minuti andremo a controllare, anche perché purtroppo le dirette Instagram terminano in fretta e quindi in fretta, nel senso, per me è in fretta perché un'ora con voi è sempre molto poco. Però non posso andare oltre, quindi anche per salvarla non posso farne una successiva, o perlomeno non ho ben capito ancora Instagram a pieno. Mentre dicevo, Loriana, ci puoi consigliare uno shampoo per il dopo e ne? Sicuramente della mia linea, ti ringrazio. Uno vale l'altro, io oserei dire pronti via, perché sono tutti con degli ingredienti eccezionali. Il più indicato sicuramente è o quello per capelli fragili e secchi, o per capelli delicati. Se invece vuoi, anche visto che parliamo di ordini online, ho introdotto una linea che si chiama Davines, che vi invito a guardare la filosofia dell'azienda, ne sarete assolutamente contenti. Due di questi shampoo possono essere o il nettare lavante, che è questo qui, o il single shampoo, che sono 100% naturali. Tra l'altro, per essere chiaro, qui si trova scritto 98%. Aspettate che lo giro. Tra l'altro, questo va bene sia per i capelli che per il corpo. Qua c'è scritto 98%, eccolo qui. In realtà è perché l'azienda decide di utilizzare un metro di misura per classificare gli ingredienti naturali di quelli che proprio 100% naturali che non vengono trattati nemmeno in laboratorio. Gli altri 2% vuol dire che assolutamente privi di SLES, PEG, parabeni e quant'altro, questo fuori discussione, da sempre Davines utilizza questo criterio, ma si arriva, cioè quel 2% per la totalità delle aziende passerebbe per naturale. Qui si arriva con delle molecole chiaramente chimiche lavorate in laboratorio non dannose per la persona e soprattutto per l'ambiente, ecco perché si chiama Authentic. Quindi, se vuoi, puoi conoscere anche quella linea lì. Ciao Michele, siete aperti? Mi chiede Elena. Sì, con degli orari ristretti, apriamo leggermente più tardi, chiudiamo leggermente prima per tutti i problemi che potete ben immaginare. Hai girato la ciocca sul samovar? Wow, Federica, tu devi venire a lavorare qua da me.
Quindi non solo per fare colore come dicevamo nella vecchia diretta, ma per ricordarmi bene tutto. Sì, grazie, l'abbiamo girata e l'abbiamo ritoccata. Ritoccata proprio cosa vuol dire? Li siamo andati in sovrapposizione con i prodotti avanzati prima. Salva la diretta Instagram, ci provo, credimi. Il salone di Marco Milano. Oh, ciao, grazie. Elelujuma. Ciao, forse ho capito con chi parlo, grazie. Poi, Roberta, quindi la ciocca biondorame diventa Mogano? Io mi auguro di potervelo mostrare. Sicuramente la porta Mogano, perché se la devo portare a Mogano, la porta Mogano. Non ho usato l'indicofera che mi avrebbe dato una spinta in più, come sapete. Volutamente, miscela Silvia e miscela Samantha non c'è l'indigo, quindi io cercavo di raffreddarla e di dare una sensazione un po' più di violace, un po' più di freddo, senza scurirla troppo. Non so se i tempi di poda, perché cosa fa su un rame un mix come questo, quindi miscela Samantha, miscela Silvia, campeggio e Altea, oltre al bicarbonato, mi raffredda prima. E una volta raffreddato fa questo percorso. Prima me lo raffredda, una volta raffreddato mi va sul viola. Il problema è che ho bisogno di tempo e non so se quest'oretta scarsa sia sufficiente. Quindi non è per mettere le mani avanti, ma la problematica è questa. Mentre Cecilia Romano, ciao, conosco Davines, ma non hanno i siliconi. No, allora, qui è una bella domanda. I siliconi, i parabeni, no, ci sono delle sostanze che non sono naturali, ma non vuol dire che siano nocive. Alcuni prodotti, gli ultimi che sono nati, come Single Shampoo che dicevo poco fa, o piuttosto la linea Authentic, che è questa che sto inquadrando io in questo momento, che è appunto nata da poco, che va bene sia per i capelli che per il corpo, è priva di tutto quello che a noi dà fastidio, quindi potete andare sul tranquillo. Poi ci consigli un olio lucidante? Un olio lucidante dopo la piega, immagino. Per quanto riguarda la mia linea, trovate un olio solo, facile facile, che è l'olio e semi di lino, un ingrediente solo, 100% semi di lino. Se vogliamo rimanere per dare un'alternativa, c'è quest'olio che è appunto 100% naturale, che va bene sia corpo, capelli, e si chiama Nourishing Oil, quindi è veramente fantastico. Io stesso lo utilizzo sulla mia pelle. Io poi parlo di Davines e arriva Davines, quindi estremamente davvero eccezionale sotto questo punto di vista. Poi grazie per i consigli, grazie a te. Hai qualche ciocca da farmi vedere di castano chiaro freddo? Purtroppo no. Saluto intanto Deborah. Oh, salutiamo Debora, stavamo parlando di Davine, ho detto arriva Debora. Poi io stamattina volevo scrivere a Debora perché però sapevo che pensando alle cose accadono e quindi ecco Debora. Chiedo ancora qualche minuto, scusami, sto facendo vedere una cosa, non me ne volere. Richiediamo di controllare ancora perché so guardando il tempo che probabilmente tra poco meno di 10 minuti la diretta mi scade e quindi per salvarla, che io sappia, devo concludere e soprattutto non ne posso fare una a breve. Vi volevo mostrare come sta andando avanti. Si possono usare le tue miscele nel secondo passaggio dopo aver coperto i bianchi con la Lausonia? Intanto cleci, clegi, credo. Ho capito perché Stellina Cadente, chiedo scusa, mi chiedeva il castano chiaro freddo perché era quello che io ti ho scritto forse via mail. Diciamo che, guarda, non ho una ciocca, ma un castano chiaro freddo, anche se forse non riesco a mostrarlo bene, perché sembra un po' più chiaro rispetto a quello che è un po' questa parte qui di Debora. E i Raviva Ricci della Davines a prodotti artificiali che a lungo andare rovinano il riccio. Ecco, proprio dal diretto interessato la domanda. Allora, intanto volevo rispondere a Cleci Clegi, che cosa? Sì, puoi utilizzare le mie miscele per il secondo passaggio. Chiaramente tutte le mie miscele non sono state create per l'utilizzo solo del secondo passaggio e basta. Quindi tutte hanno
hanno una percentuale di lausonia all'interno. Tutte tranne due hanno l'indicofera all'interno. L'indicofera non è presente solo, ripeto, in Miscela Silvia e Miscela Samantha che stiamo utilizzando. Per togliere il rame, per fare un castano, sicuramente puoi utilizzare Miscela Patrizia, che come vedi il primo ingrediente è l'indigo, aggiungendo però, a seconda di quel castano che vuoi arrivare, un quantitativo di indicofora e basta. Consiglio un 60-70% di indigo. Abbiamo fatto una diretta lunedì su Facebook dove proprio spieghiamo tutto questo, un'altra diretta anche ad aprile durante il primo lockdown, ma già lunedì, se non vuoi correre troppo indietro, trovi appunto, intanto stavo leggendo anche qualche domanda, trovi dei consigli, quindi un rame, a che altezza di rame bisogna arrivare con il primo passaggio, e poi 60-70% di indigo, il restante Patrizia e poi Altea. Dipende, più indigo metti più diventa scuro. Ora questa era la parte del viola. Allora io andrei a sciacquare per essere sicuro di mostrarvi, non so se riesco a farvi vedere quell'effetto mogano, non troppo scuro, ma vedete come sta iniziando a dare quel riflesso un po' freddo rispetto chiaramente a questo che è rame. Andiamo a sciacquare le ciocche. Intanto, un cioccolato freddo della tua linea, ma sicuramente Patrizia, dove puoi aggiungere, per raffreddare ulteriormente, il frassino, il mallo di noce, il crespino, sono tutte piante, lunedì proprio in questa diretta le ho spiegate molto bene, se vuoi possiamo andare anche alla lavatessa di là, che aiutano proprio a raffreddare, quindi crespino, frassino, mallo di noce, la malva blu, pochi grammi perché non coloreresti il bianco, però assolutamente sì, la base di partenza Patrizia. Mentre, perché quando applico il mix tintorio come se non si aggrappi ai capelli? Probabilmente perché hai sbagliato l'aggiunta di acqua, cara Francesca. Se invece credi che sia giusto, aggiungi un po' di Altea, che vedrai che qualche grammo di Altea ti aiuta. Andiamo da questa parte. Ho provato anche ad aggiungere più acqua pensando fosse troppo asciutto, ma non è migliorato molto. Prova l'Altea allora. Prova l'Altea, o se no semplicemente alcune piante che magari usi sono veramente un po' troppo farinose. Quindi sciacquiamo bene anche lì sopra. Nel secondo passaggio si deve togliere il colore come hai fatto nella ciocca tu. Se secondo passaggio intendiamo fare prima il bianco, poi il rame, per poi fare qualcosa che lo scurisca, sì. Se invece si parla di ritocco, no, ritocco intensifica. Mentre Glicobio mi chiede, per ottenere un bel castano Miscela Patrizia è fantastica, ve la consiglio. Mua, grazie a te Glicobio, abbiamo proprio una risposta in diretta da una di voi. E soprattutto chi se ne intende anche. No, possiamo sciacquare tutto, andiamo poi di là a fonare. Mentre Laura, quale miscela posso usare per far diventare i pochi capelli bianchi che ho biondi? Ma come dicevo prima, sicuramente miscela Cinzia. Abbiamo fatto nella diretta, la puoi vedere su Facebook, l'ho salvata proprio di oggi a mezzogiorno, delle varianti proprio per creare un biondo. E addirittura si è fatto un biondo chiaro, un biondo diciamo naturale e un biondo un po' più caldo, quello caldo addirittura 4 minuti con miscela Samantha. Io vedo invece un'esagerazione di colore, io vedo, non posso mostrarvi probabilmente il violaceo, ma adesso andate di là, perché cioè andiamo di là e foniamo, però già da qui questa era rame, quindi andiamo di là. Wow, a me il wow mi esce spontaneo, mi dispiace per il tempo, altri passaggi, una tempistica più lunga, possiamo anche aggrapparla qua e cercando di lasciarle divise. Wow, ragazzi, questa era rame, diventata bionda, questa è, quindi possiamo fonare e vi mostro, ripeto, non so quanto violaceo si veda, anche per l'assenza volutamente, ripeto, dell'indigo, ma l'indigo mi avrebbe aumentato ulteriormente i tempi di posa, ecco perché non li ho utilizzati, ma quello è fantastico, questo è fantastico.
Questo è fantastico, era arancione proprio, era arancione, guarda, 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 guarda che roba. Era così, era, era così. Era questo che sembra giallo ma è arancione. Poniamo anche quello, vediamo se riusciamo. Vedete che era arancione, guardate come è diventato. Ora, grazie per il meraviglioso. Io credo che questo, per chi dovesse vedere una foto del prima e del dopo, certo, gluten free food. Una persona che non sa niente, gli dico: se porto questo da così a così, che cosa vuol dire? Per me mi risponde: è schiarito. Guardate che inizia a intravedersi un po' di violaceo, quel non scuro che volevo, non so se si riesce, io lo intravedo, probabilmente un altro ancora, almeno un po' di cosa in più si voleva, purtroppo mi si altera un po', anche questa si è raffreddata molto. Super, ti prego, apri in tutta Italia. Aspetta che lo chiedo a Deborah se mi può aiutare, mi hanno chiesto di aprire in tutta Italia, grazie Cleci Cleci, io ci sto provando, ma non tanto per far aprire me, ma sto sognando altre cose. Si nota molto la differenza, super, comunque grazie davvero a voi, io vado avanti ancora per qualche minuto. Allora, vediamo, vediamo, mi poni bene questo per favore? Wow, quello è eccezionale. Il violaceo sapevo che era troppo poco, ci ho voluto provare lo stesso. Credetemi che sarebbe assurdo che in meno di un'ora da un rame io riesca a portarlo, molto meno di un'ora, perché non siamo partiti subito pronti via a tempo zero, diciamo così, all'inizio della diretta. Ma questo qui è eccezionale. Questo è eccezionale, era così, era così. Che non so se più, forse lontano, sì, cioè questo è proprio arancione. E no, ma anche prima l'abbiamo messo, ma risulta dalla mia telecamera. Farò una foto, però guardate come proprio un biondo, biondo chiaro, proprio biondo, biondo, biondo. Questo necessita ancora di posa, ma lo sapevo. Comunque, vedete come, non so se, aspetta un attimo, vorrei vedere se, intanto come si è raffreddato a prescindere, proprio perché, come dicevo, la prima cosa che ottieni è avere l'effetto freddo, quindi togliere la parte arancione. L'altra posa, vedete che qua, non so se si riesce qui, che era la parte dove c'erano un po' più bianchi perché li avevamo voluti non toccare, come si vede già l'effetto violaceo, però troppo poco, troppo delicato proprio per il tempo di posa. Non provate a cercare il viola con il bicarbonato sul bianco, non ci riuscite, non, anche con pose lunghissime, ci vuole comunque un primo passaggio, proprio un po' di un ramato, mentre questo è veramente fantastico. Guardate come l'ha andato proprio a, non so, a seconda dell'inquadratura. Forse se ci mettiamo lì, come abbiamo fatto oggi con Jessica, forse si riesce un po' meglio. Quindi, aspettate che ritorno. Sì? Scusate, mi è scivolata la mascherina. Quindi, ecco fatto. L'effetto del violaceo che inizia a intravedersi qui, ma ripeto, è troppo, troppo, troppo poco. Ma questo qua, se mi metto a cercare, non so se si riesce a vedere, però è proprio biondo, era arancione, è diventato proprio biondo. Quindi molto, 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 molto più freddo. Ecco, forse qua riuscite a vedere che veramente sto parlando di un arancione ancora leggermente bagnato. E questo biondino, secondo me questo è schiarire, poi non so ognuno di voi come la pensa, è questo che è diventato più intenso, chiaramente con una posa più lunga saremmo arrivati chiaramente al mogano, mentre si nota molto la differenza, grazie Glicobio, spettacolo, grazie Antonella, Francesca sei un mago, grazie, si sembrano decisamente, grazie, wow, schiariti, grazie, vieni a Bolzano se ci provo, Bolzano tra l'altro io nel Trentino Alto Adige lo adoro, pazzesco, grazie, sono Federica, la prossima su Facebook, grazie a te, Carnicelli Maria, grazie,
Pagherei oro per avere un parrucchiere come te in provincia di Latina. Grazie, mi imbarazzate, grande. Fai delle foto, poi le pubblichi? Assolutamente sì. Saranno più reali perché dal mio telefonino sicuramente si vede in maniera diversa, però questa la foneremo bene. Giuro che non le altero, né di luce né di nulla. Grande, grazie Loriana. Io devo salutarvi, è stato un grandissimo piacere. Vediamo se riesco a girare, ok, è stato un grandissimo piacere lavorare per voi, io mi sono estremamente divertito, è stato molto bello, continuate a lavorare con le piante, vediamo se, aspettate, mi chiedeva Vanessa, Si nota un po' di più così, con la luce. allora si vede Se mi avvicino. sicuramente la parte arancione, no ma altera. Altera. Però vedi, qua si vede che è già più. Ah, questo è proprio rame, credetemi, questo è Sì. proprio un arancio. Questo è proprio biondino e non con le. Addirittura se vedete un po' di verde vuol dire che ha funzionato in maniera eccezionale. E questa che lo vedete più intenso è leggermente più. Cioè, sta Ah, più rossino, iniziando. vero? Sì, ecco, vedete, forse sta iniziando ad andare verso la parte del mogano. Ripeto, un po' di poda in più, un paio di ritocchi in più l'avremmo spinto. Ti vorrei a Firenze, grazie. Ciao Michele, a breve ci rivedremo. Tinta fatta 2 mesi fa. Ho capito con chi parlo. Buongiorno signora, lei bionda, se ricordo bene. Bionda, le dico anche dove era seduta. Era seduta, aspetti, era seduta, non mi ricordo se qua o forse là in fondo, non dove c'è seduta Debora. Però ho capito assolutamente chi è. Ciao Miki, grazie, grazie a voi, davvero un piacere, vi auguro il meglio, buona continuazione, ciao!